fica! Andiamola viva fino in fondo, questa parola di merda. Un saluto a tutti gli appassionati di Nero Verde Channel e a tutti i tifosi neroverdi dal Giovanni Provasi di Castellanza, dove la castellanzese di Mister Palazzi in classica tenuta Nero Verde e il legnano di Mister Tomasoni in altrettanto classica tenuta Lilla hanno fatto il loro ingresso in campo per questa 12ª giornata del girone di ritorno. Un derby a tutti gli effetti, quello tra i Nero Verdi e i Lilla, qui in una bellissima giornata di sole in questo 25 marzo 2018, mentre vengono fatte le consuete foto di rito dalla stampa, noi vediamo l'11 titolare scelto da Mister Palazzi per i primi 45 minuti di gioco: 1 Einzel, 2 Tatani, 3 Ghilardi, 4 Rota, 5 Zingaro, 6 Fiore, 7 Greco, 8 Bigioni, 9 Colombo, 10 Pederniana, 11 Urso. Si attende solo il fischio del direttore di gara che arriva in questo istante. È iniziato il derby tra la castellanzese e il legnano. Il legnano che fa girare questo pallone dalle proprie retrovie. Adesso Pederniana va a dar fastidio bene al portatore di palla avversario. Rota elude il primo tentativo di interdizione degli avversari. Urso, vediamo cosa inventa subito, prova ad accendersi. Il numero 10 della castellanzese, ma tutto da solo. In alto rigore, Urso! Palo, il pallone era sta lì! Castellanzese 1, Legnano 0. Davvero un inizio veramente straripante della castellanzese. Parte Colombo! Erano verde! E ancora Colombo, doppietta del numero 9. I fischi di paura e come si erano giustificati. Colombo ha fiutato la paura del Legnano e l'ha colpito per la seconda volta. Castellanzese 2, Legnano 0. Fuori misura, però attenzione alla ripartenza della castellanzese che tramuta subito l'azione da difensiva in offensiva. Attenzione, Urso in area di rigore, Urso! Castellanzese 3, Legnano 0. Per la castellanzese, adesso continua ad insistere Urso ancora, questa volta il pallone si alza troppo. Castellanzese è costretta a chiudersi nella propria metà campo, anzi nella propria area di rigore. Pallone che entra ancora in area di rigore, attenzione alla girata, il pallone si abbassa. Il suo portiere, adesso attenzione, questo rimpallo, la scavalcata, adesso arriva il primo tiro, primo brivido per la porta di Einzel, la conclusione il numero 9 in maglia lilla. Ghilardi era stato scavalcato dal rimbalzo, veramente nulla agli avversari. Attenzione adesso a questa iniziativa del numero 10 del Legnano in area di rigore, calcio di rigore in favore del Legnano. Qui bravo Crea a mettersi tra il pallone e Tatani. Sarebbe interessante vedere l'entità del contatto che c'è stato. Grande occasione in favore degli ospiti per riaprire il risultato. Einzel! 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 E la castellanzese resta in vantaggio per 3-0. Non si passa! Maglia lilla, adesso attenzione, giocata nello stretto da parte del Legnano, prova lo strappo offensivo, Crea! Pallone viaggia pericolosamente pochi centimetri dalla linea di porta della castellanzese. Attenzione, non si alza la bandierina del direttore di gara, qualcuno la prenda. Attenzione, viene messo giù, attenzione, ancora Enze si tuffa, c'è spazio, il numero 3 del Legnano, gli negano la conclusione, il pallone si alza, Zingaro praticamente sulla linea, Rota, batti e ribatti, che confusione! E alla fine Pederniana allontana il pallone, prendendo solo il pallone. Attenzione alla conclusione, qui un po' di caos soprattutto, arbitrato, lasciato correre tutto qui il direttore di gara, perché sinceramente non è che ci fosse nulla da segnalare, oltre una grande confusione. Adesso una spiegazione con Capitan Fiore.
Bilardi ha sbagliato un movimento ad uscire, un'occasione qui per il Legnano, il pallone resta in area di rigore, Velo batte e ribatte, attenzione, c'è un'altra possibilità di ribattuta, va alla conclusione il numero 10, salta il tentativo di rota con deviazione, è stata una deviazione, insiste adesso il Legnano a caccia del gol dell'1-3. Ora Urso aspetta, va via tra due avversari, resta in avanti la Castellanzese, probabilmente sugli sviluppi di questa rimessa laterale si chiuderà il primo tempo, fischietto già in bocca, non c'è neanche tempo di battere la rimessa laterale, Castellanzese in vantaggio per 3-0 sul Legnano a fine primo tempo. Si riparte, inizia in questo istante il secondo tempo, si riparte dal 3-0 in favore della Castellanzese sul Legnano che prova subito ad attaccare. Attenzione, arriva la localizzazione in profondità, in area di rigore, il giocatore del Legnano a tu per tu con Fiore, attenzione! Pallone attraversa tutta l'area di rigore senza che nessun giocatore del Legnano si presenti a tu per tu con Heinzel per il tapin vincente, attenzione, ancora Crea in area di rigore, c'è stata deviazione, calcio d'angolo in favore del Legnano che come prevedibile spinge fin dalle prime battute di questa ripresa, calcio d'angolo, attenzione, il pallone resta lì e arriva la rete del Legnano in apertura, così come aveva segnato in avvio di primo tempo, arriva in avvio di ripresa la rete del Legnano che accorcia le distanze. Castellanzese adesso prova a scuotersi dopo il gol in avvio, attenzione, si rappresentava nell'area di rigore, attenzione, arriva un altro calcio di rigore in favore del Legnano, in questo caso forse c'è stata una spinta, attenzione, Heinzel chiamato nuovamente a difendere la porta contro il giocatore del Legnano e questa volta il Legnano trova il gol 2-3, quindi Castellanzese ancora in vantaggio ma questa volta solo di un gol, accorcia nuovamente le distanze. Attenzione in area di rigore, Grasso, il Grasso ancora, palo esterno colpito dal 17 del Legnano, la difesa della porta di Heinzel, parte Crea, ribatte la barriera, ancora Crea però può andare alla nuova conclusione, si alza troppo il sinistro del 10 però non arriva, attenzione Bianchi ha spazio per la conclusione, gliela concedono per fortuna della Castellanzese, Bianchi l'orologio, il direttore di gara, fischietto in bocca per il direttore di gara, rimessa laterale e arriva striscio e fischio del direttore di gara, Castellanzese batte Legnano 3-2 e il derby vero e proprio che si è tenuto oggi è a tinte nero-verdi.